E vorrei innanzitutto dare il benvenuto a Cesena a Nichi Vendola, il mio presidente perché anch'io provengo dalla sua regione, la Puglia, e vorrei esprimergli le brevi riflessioni di uno studente, un giovane, un futuro disoccupato, precario se andrà bene, visti i tempi che corrono. Si parla di crisi finanziaria, di crisi economica, di crisi del lavoro, ma si continua ormai copiosamente a infliggere tagli alla scuola pubblica, all'università e alla ricerca. Mi chiedo poi perché noi studenti dobbiamo sentirci ridicolizzati dalla politica, scherniti pubblicamente con espressioni come la cultura non si mangia, da chi invece doveva difenderci, doveva rappresentarci, e nel darci degli ignoranti che non conoscono le lingue, che non sappiamo l'italiano, che non sappiamo far di conto da chi adesso ci rappresenta. E ancora ribadiscono che un dottore non vale più di un operaio. Giustamente, ci mancherebbe che così non fosse. Ma allo stesso tempo, cosa fanno con i lavoratori e con gli operai? Modificano l'articolo 18, precarizzandoli e licenziandoli, esodandoli e mercificandoli. E in questo quadro aberrante, cosa ci dicono? Che un posto fisso è monotono. Leggendo invece i dati Oxfam, scopro che l'Italia è il paese a livello europeo con meno laureati. Quindi, perché per risollevarci non ripartiamo proprio dalla scuola pubblica, dagli studenti, dalla ricerca e dall'innovazione? Vorrei chiederle cosa ne pensa e cosa farebbe per evitare che bravissimi ricercatori italiani continuino ad andare all'estero, costituendo un valore aggiunto per quegli stati e una perdita per il nostro. Infine, vorrei chiederle una cosa semplice, ma allo stesso tempo grandissima, che ci restituisse la dignità che negli ultimi 20 anni è stata troppo spesso calpestata, annientata, cancellata, quella dignità ad essere studenti, di essere lavoratori, di essere insegnanti, gli insegnanti meno pagati d'Europa, meno retribuiti di tutti, e che riesca a cambiare un po' per volta la falsa morale inculcata agli italiani nell'ultimo ventennio, che la vita non deve essere la messa in scena di una performance continua del risultato ad ogni costo, ma che chi non la pensa come noi non deve essere un elemento di disagio e frammentazione, bensì di crescita e di aggregazione. Grazie.